Silenzio, per favore. Dunque, prendiamo oggi in esame il caso Negri. Prego, signora Negri. Il fatto avvenne 2 settimane fa, in un giorno di pioggia. Avevo la macchina in riparazione e perciò presi l'autobus. L'autobus era pieno di gente. Pioveva molto e davanti a me un uomo con l'ombrello si avviava all'uscita. Ehi! Ehi! Attento all'ombrello! Ma che fa? Un momento! Guardi che cosa ha combinato! Ma poteva fare attenzione! E beh, e chi è che ti insegna nel giro gabarucca? Ma ero badamatio, e mo c'ho colpa io! Signore Presidente, se può immaginare la mia confusione. Creda pure che l'uomo dell'ombrello me lo sarei mangiato vivo. Tutti ridevano, e io non sapevo che cosa fare. Ero là, sotto la pioggia, con la mia parrucca in mano ad ascoltare la filippica di quell'energumeno. Arrivò anche un fotografo, e mi immortalò. Mi misi a ridere per non piangere. E così me ne andai come niente fosse. Ah, ho perfino comprato la foto che mi avevano fatto. Grazie, signora. A tra poco. Grazie. Non possiamo che congratularci con la signora Negri. Certo, si è trovata in un bel pasticcio. È proprio una di quelle situazioni in cui una donna qualunque si trova al colmo dell'imbarazzo. Già, ma la signora Negri non è una donna qualunque. Si è comportata con disinvoltura ed eleganza. Non posso che approvare il suo contegno. Eppure... Eppure manca un'altra prova per un giudizio definitivo. Manca la prova del 9. Ecco la prova del 9. Image. Lei usa biancheria Image. Certo, la prova del 9 dell'eleganza intima è biancheria Image. È la prova del 9. È splendida, elegante, raffinata. È la prova del 9. E fra i tanti stupendi modelli potrete sempre trovare il vostro prezzo. Bella, sempre più bella, bellissima. Image biancheria è la prova del 9 della vostra eleganza intima. Image biancheria, nylon rodiatoce.